Allo stadio Valentino Mazzola si affrontano due squadre appaiate in classifica, con stati d'umori diversi. Il Sant'Arcangelo arriva dalla sconfitta in casa della Jesina e Campobasso dalla vittoria a domicilio con il Francavilla. Entrambe cercano lo scatto decisivo per avvicinarsi a San Giustese e Cesena, che sembrano già voler prendere il largo. A seguito, per i molisani, circa una ventina di tifosi che entreranno solo a partita in corso. Qualcuna invece ci delizia dalla tribuna con un semplice saluto. Il Lupo non nasconde il suo brasone, si parla di una tranquilla salvezza. Il Sant'Arcangelo invece, smartito con un doppio rum e l'amarezza di non essere ripescato in Serie C, prova a ritrovare la propria identità. La gara per il rossoblù non inizia nel migliore dei modi. Tomassini è costretto ad uscire per infortunio già al quinto. Il suo posto viene preso da Spinelli. Dalla bandierina gli ospiti si rendono pericolosi, ma sia in Prota che Sec mancano l'appuntamento con la rete. Prova a prendere l'emissione della porta dalla distanza, da Dalton. Battistini blocca senza problemi. Giacobbe, dopo un gentile omaggio in fase di postazione dei locali, prova ad emulare il compagno. Per Battistini un gioco da ragazzi recuperare la sfera. Il Sant'Arcangelo si rende pericoloso con l'asse Cassione Falomi. L'attaccante aggancia splendidamente, poi cerca un colpo sotto senza fortuna. Il Campobasso pratica un maggior possesso palla, ma non riesce a pungere come vorrebbe. Qui in Pronta viene chiuso da Battistini. La palla si alza al campanile, ma Dorsi di testa non inquadra il bersaglio. Il Sant'Arcangelo dalla parte opposta recrimina per un rigore. Broli mette al centro, Falomi vorrebbe il tocco di mano di Dorsi, ma Nicolini di Brescia non è dello stesso avviso. Sulla ripartenza Sec perde palla ingenuamente, Galeotti scarica verso la porta, sposto, blocca in due tempi. Dalla bandierina in Campobasso però passa. Allocca fa da sponda per Giacobbe, che infila la porta avversaria, forse con una carica su Battistini. Il replay chiarisce meglio la deviazione vincente del numero 92 del Campobasso, che festeggia la propria rete con i tifosi giunti dal capoluogo molisano. La replica del Sant'Arcangelo è immediata. Falomi, servito a rete, viene colto in posizione di offside. Gol dunque annullato. Dal replay il piede destro di Falomi e leggermente avanti quello di Dorsi. Sul finire di prima frazione Broli chiama l'attenzione Esposito, che si rifugia in calcio d'angolo. Dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno a riposo sul risultato di Sant'Arcangelo 0, Campobasso 1. Nella ripresa il Sant'Arcangelo va vicinissimo al pari. Dalla bandierina il neo entrato Fucchi schiaccia la sfera di testa, che centra la traversa a Sposito battuto. Nel frattempo il Lupo dall'altra parte potrebbe mordere. Sec in contropiede serve il neo entrato Antonelli, che tradito dall'emozione calcia addosso a Battistini, rendendo il Lupo un animale domestico. Il tecnico di Campobasso Mandragora ha quasi un presentimento, e tra una carezza e l'altra alla mezz'ora il Sant'Arcangelo perviene al pareggio. Corvino mette al centro per la testa di Mancini, che fa 1-1 tra l'esultanza e tutta la panchina gialloblu. Nell'occasione Esposito sbatte contro il palo, rimarrà a terra per qualche minuto per poi riprendere la propria posizione. Al 36esimo Esposito si traveste da santo, respingendo a due passi il tiro di Falomi a botta sicura. L'azione prosegue con un traversone che provoca la girata di Cassone con la palla che si spegne alta. All'86esimo Del Prete stende Peroni in area di rigore. Per Nicolini di Brescia trattasi di rigore. Il replay mostra il tocco del difensore molisano in maglia numero 3. Dal dischetto Falomi non tradisce l'appuntamento con i gol per il 2-1 finale. Il Sant'Arcangelo si porta a 6 punti in classifica. Primo tempo da dimenticare, ripresa all'arrembaggio. Il Campobasso, dopo un ottimo primo tempo, esce dalla gara dopo essersi divorato il raddoppio, permettendo a Sant'Arcangelo di raggiungerlo e di superarlo. Stanchezza fisica forse, ma il Lupo, per quel che concerne le trasferte, perde il pelo ma non il vizio. 2 sconfitte su 2 e domenica nuovo Romagnoli, arriva il Follì.